La felicità familiare è un racconto lungo o romanzo breve di Tolstoi ed è scritto dall'autore russo nel 1859, quando aveva 31 anni. La storia narrata è la storia sentimentale, la vicenda sentimentale tra Masha, ragazza di 17 anni, e Sergei, uomo molto più maturo e esperto della vita rispetto a lei, che ha 37 anni. È interessante notare come nel racconto si scontrino due visioni contrapposte. Per quanto riguarda la felicità e la felicità familiare in particolare. Infatti, da una parte vi è un personaggio come Masha che è irrequieto, dinamico, problematico, continuamente animato da una tensione verso qualcos'altro che non le permette mai di accontentarsi. Dall'altra parte, invece, il personaggio di Sergei, che è molto più statico, razionale, alla ricerca di un equilibrio che gli garantisca serenità, per il resto della vita. È interessante notare come nel finale si produca una sorta di equilibrio che Pier Vincenzo Mengaldo ha detto adeguato per quanto riguarda il personaggio di Sergei, ma d'altra parte inadeguato e inopportuno per quanto riguarda Masha, perché appunto è come se la sua carica eversiva e vitale che la caratterizza durante tutto il racconto venisse smorzata quasi artificiosamente da questo equilibrio, prodotto sicuramente dalla volontà dell'autore, che è quella appunto di riportare il tutto a un ordine e a un ideale di felicità familiare che sicuramente rispecchia la propria visione delle cose. È molto interessante nel romanzo e nel racconto e anche il dispositivo narrativo utilizzato, ovvero, il fatto che la narrazione sia condotta in prima persona da una voce femminile, quindi da Masha stessa. E dunque il lettore è portato naturalmente a immedesimarsi nei suoi pensieri, nei suoi dubbi, nei suoi tormenti. E ciò conferisce al racconto un andamento diaristico ed è da un intimistici.